Bentornati ragazzi miei in questo nuovo video su Yu-Gi-Oh! Master Duel. Oggi vi volevo mostrare la mia lista di bestiale controlla. Bestial Control, che sapete essere un deck che io adoro, che ho giocato in TCG per penso un mese e mezzo addirittura, e che ora finalmente è possibile giocarlo su Master Duel. Purtroppo per qualche ragione hanno deciso che Magnamut e Druidswarm dovessero essere già a 1 su Master Duel, però chi se ne frega, insomma. Il deck è comunque giocabile. Certo, con gamma 2, però. Lasciate un mi piace sin da subito, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e in descrizione ovviamente controllate i link perché trovate Fantasia Store dove poter acquistare prodotti di Yu-Gi-Oh! Con il codice sconto DiegoB5. Andiamo a spiegare questa lista. Allora, essenzialmente Bestial Control cos'è? È una versione di Dragon Link che però non estende in maniera così lunga, mi verrebbe da dire, come Dragon Link. È un deck che vuole fare letteralmente palla passo con settate, se può, sia Branded Beast che Regained, con in mano più risorse, più interruzioni possibili, per poi ripartire il prossimo turno, magari grazie all'aiuto di Magnamut. Come vedete infatti gioco due Veiler, Maxi, abbiamo Gamma, Ash e Impermanence, quindi Entrap siamo messi abbastanza bene. Come draghi pensavo addirittura di mettere due Weatherbuster, perché su Master Duel possiamo, però per il momento gioco sia Weatherbuster che Collapse Serpent, ovviamente con anche il buon Seifert che è una god card veramente. Troppo forte. Abbiamo anche Albatz e voi mi direte perché? Perché abbiamo appunto Seal che può andare a tributarsi per andare a evocare da deck un qualunque drago. Fun fact, Albatz è un drago. Quindi possiamo evocare Albatz dal mazzo e creare letteralmente un'interruzione fortissima come quella di andare a fondere Albatz con un qualunque mostro che ha il nostro avversario. Se è un mostro da extra andiamo direttamente a evocare Mirror Jade. Se è un mostro oscurità andiamo a evocare Lubellion. Scarteremo un'altra carta e poi andremo in Mirror Jade. Albion qua ci serve essenzialmente come carica di Mirror Jade tra virgolette, per poter bannare e poi per andare a settare una tra Branded Regained e Beast. Tuttavia parliamo ovviamente del cuore pulsante del mazzo, ovvero i Bestial. Abbiamo Magnamut che vi ho spiegato, lui quando viene evocato può andare a cercare un drago in end phase. Saronir che in questo mazzo è piuttosto importante dal momento che può darci accesso a Lubellion. E pensavo anche di mettere Ravin qua dentro, però per il momento ancora terrei così. Abbiamo Druidswarm, Baldrake, del quale non abbiamo parlato nello scorso video dedicato a Branded Bestial. Lui essenzialmente fa la stessa cosa di tutti i Bestial, però il suo effetto peculiare è che se viene evocato un mostro rituale, fusione, sincro, Xyz o Link, possiamo andare a tributare un altro mostro luce oscurità che controlliamo, bersagliare quel mostro evocato specialmente e bandirlo, quindi è molto forte. Abbiamo anche Lubellion e infine Levianir per quanto riguarda la parte Chaos. Non vi ho parlato però che giochiamo anche Black Metal Dragon, perché questo deck vuole vedere le sue normal. Quindi Metal Dragon o Seifert essenzialmente. Inoltre giochiamo anche Chaos Emperor the Dragon of Armageddon. Perché? Perché lui pagando 1000 life points ci può andare a riprendere un qualunque mostro drago bandito, distruggendosi e mettendosi nell'extra deck. Una volta nell'extra deck può anche bandire dal cimitero un luce e un'oscurità per andarsi a evocare in extra monster zone oppure in una zona puntata da un mostro Link. Anche un effetto sul terreno, ma non ve lo sto qui a spiegare. Siete fortunati perché questa carta in TCG costa tipo 50 euro, ma su Master Duel è solamente una super rara. Abbiamo Chaos Space, che è la carta più forte del mazzo, può andare a cercare Weatherbuster e Collapse Serpent, può andare a cercare Levianir, può andare a cercare Lubellion, può andare a cercare il Chaos Emperor. E sì, tra l'altro c'è anche Darkness Metal Dragon che ovviamente viene cercato grazie a Black Metal Dragon quando lo linkeremo. Regained, anche questa è la carta più forte del deck, mi verrebbe da dire. È davvero troppo forte. Se un mostro luce oscurità viene bandito possiamo andare a bersagliare uno di questi, piazzarlo in fondo al deck e pescare una carta. È letteralmente Chaos Space, ma continua. È troppo forte. Inoltre, una volta per turno, e questo è un effetto
soft ones per turn, perché si riferisce alla copia della carta stessa. Se l'avversario evoca normalmente o specialmente un mostro, possiamo scegliere come bersaglio un bestial nel cimitero ed evocarlo specialmente. Quindi se dovessimo avere sul terreno due regained, andremo a rebornare due volte. Fortissimo. In permanence e poi Branded Beast. Ricordatevi che il Branded Beast non solo ci permette durante la main phase di andare a bersagliare una carta, tributare un drago se controlliamo un bestial e spaccare quella carta, ma ci permette anche in hand di andare a bersagliare una magia continua, in questo caso nel nostro cimitero di Branded, e piazzarla face up sul terreno. Quindi in questo caso ci permette di andare a riportare regained sul terreno nel caso sia nel cimitero. Passiamo ora all'extra deck. Giochiamo un pacchetto di fusioni per Albatz, come vi ho detto prima, ma giochiamo anche un pacchetto sincro nel caso in cui riuscissimo a risolvere Gamma durante il nostro turno. Parentesi chiusa. Qui si gioca solamente in questa maniera: Chaos Ruler, Axel Synchro o Barone. Solamente se andiamo a risolvere Gamma nel nostro turno. Chaos Ruler, ovviamente, è perché questo è un deck Chaos, letteralmente. E quindi se vogliamo andare a provare la nostra fortuna millando 5, eccetera, andiamo a evocare lui. Altrimenti, se vogliamo un negate su board prima che possiamo fare tutto il resto, facciamo Axel Synchro, andiamo a evocare Gamma da cimitero e poi Barone. Molto molto semplice. Potete anche non giocarli, potete pensare magari di andare con un Charmer Light, quindi Lina, altri link generici in realtà. Abbiamo poi Striker Dragon 2 su Master Duel, è libero, non è limitato come in TCG, quindi qua possiamo evitare di giocare pisti. Essenzialmente hanno entrambi la stessa utilità, ovvero ci permettono di linkare Metal Dragon, Seifert, Collapse Serpent, Weatherbuster e così via. Servono letteralmente solo per mandare questi mostri piccoli al cimitero, i due Striker, nient'altro. Erratic Seal, la nostra handboard, Lambda se abbiamo Gamma in mano e se abbiamo 1000 Extender, Mascherena per lo stesso motivo, Dark, Nightmare Unicorn e Access Code Talker. Questo deck vince con il suo engine principale, andando a outgrindare il suo avversario. Detto questo, io non vi farei vedere nessun replay perché il deck è abbastanza facile e intuitivo da andare a giocare. Vi chiederei di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e di controllare il link in descrizione dove trovate Phantasia Store. Codice sconto DiegoB5 per i vostri acquisti a tema Yu-Gi-Oh! Detto questo, qui Diego per oggi è tutto e ovviamente ci vediamo sempre in live con un prossimo video. Ciao ragazzi!